Parlando proprio di metodologia, no? Se ti dovessi chiedere la differenza principale rispetto a 20 anni fa, qual è quella che al momento ti sembra che sia stata la più grande evoluzione o cambiamento o che secondo te ha avuto un'influenza più importante sul tuo processo di crescita come professionista, da un punto di vista metodologico? Rispetto a 20 anni fa, diciamo, da quando hai iniziato. Ricordo questa conversazione l'ho avuto con Luca D'Eugenio all'inizio, quando abbiamo conosciuto, perché io le diceva in questo periodo, in periodo del 2000, che io in questo periodo io ancora stavo costruendo la mia metodologia. Anzitutto, per esempio, io ricordo che io un anno prendeva forza, per esempio, la forza. E questo anno io prendeva libri, articoli, cioè un anno solo pensando in forza, in forza, in Il forza. focus principale era sulla forza. Eccolo. Perfetto. Non so, il secondo anno. Ti sto parlando io ho iniziato a lavorare nel 98, ho finito l'università in giugno del 98 e in agosto mi ha chiamato Jesús Velasco per andare a una squadra in Spagna, quindi nel 98, ogni anno, fino penso che è stato 4 anni, io prendeva una materia e puntava su questa. Forza, la resistenza, la velocità, la pianificazione e ho dovuto prima leggere, studiare Certo. però ogni volta, secondo io andavo studiando e anche investigando, io avevo Sì. nella testa lo che io volevo. Certo. Io volevo puntare sulla specificità. Del calcio a 5 perché dopo mi ha aiutato che io ho giocato a calcio a 5, quindi io sapevo lo che si sentiva, però doveva costruire una metodologia basata nel gioco.